Peschiamo nel nostro archivio un video vecchiotto di oltre 3 anni fa, giugno 2010, ma ci sembra opportuno riproporvelo perché riguarda una emergenza attuale, l'ennesima emergenza, l'ennesimo capitolo dell'emergenza rifiuti nella piana di Sibari. Il video in questione parla della fine della Sibarite d'Espa, no, la società mista che curava appunto la gestione dei rifiuti, della raccolta dei rifiuti nella costa, sulla costa ionica sibarita. Una strana situazione, un epilogo strano, una strana situazione finale che noi in qualche maniera raccontammo, denunciamo, eppure questo video si è perso. Non sappiamo di preciso se rispetto alle amnesie di internet, alle assenze su internet, questo video sia scomparso a suo tempo, già insieme a quasi gli altri 1000 che abbiamo denunciato, esserci stati levati da pirati anonimi. Abbiamo denunciato ai carabinieri, ma le denunce dei cronisti valgono poco, ci sembra di poter capire, mentre quelle dei malfattori hanno sempre un eco. Oppure se è un video che è scomparso, questo è il nostro sospetto, soltanto di recente. Insomma, un video che evidentemente non è simpatico a molti, ma così per la nostra memoria lo andiamo a riprendere. Cerchiamo di ricordare cosa è successo a suo tempo e come quelle cose che abbiamo raccontato, che raccontarono anche alcuni esponenti politici della zona, sono rimaste poi lettera morta, lettera muta. Ci sono delle situazioni dalle nostre parti che nascono e muoiono e scompaiono anche a volte da internet. Vediamo che fine e che destino ha per l'ennesima volta questo stesso video. Vediamo stavolta se resisterà tanto o poco su internet. Diciamo che è come una marcord, a marcord immondizia lo chiameremo, così per ricordare appunto, così per metterci alla prova e capire come mai certe volte noi da queste parti si soffra tanto, anche in amnesia. Ultimo atto quasi giallo da parte della vita della Sibarite d'Espa, la società mista che aveva la gestione della raccolta dei rifiuti nel territorio, nella zona appunto della stessa Sibaritide Calabria Citra. Su un giornale, sul quotidiano della Calabria, esce l'avviso di vendita per quanto riguarda il parco macchine della stessa Sibaritide, su un solo giornale, perché nonostante si vada verso il fallimento di fatto della società, bene, viene scelta la vendita normale e stranamente un solo giornale, poco lo sanno e pochissima gente sa quindi che proprio il 30 giugno 2010 scadono i termini per partecipare a questa asta di tanti mezzi della stessa Sibaritide. Bisogna vedere cosa fare per intanto le ultime 20 persone, 20 impiegati che restano a spasso di fatto e anche gli altri che protestano per non aver visto un euro. Solo 2 impiegati dei 20 finali che rischiano veramente di restare a piedi vengono impiegati a loro volta, vengono comunque assunti in quel di Rossano, Fronte e Corosso. Gli altri, alcuni sono stati mandati a casa a giugno, ad aprile, e gli altri, quelli che restano, andranno via a dicembre. Intanto appunto si vendono i mezzi per i debiti, per pagare i debiti con i creditori privilegiati, appunto gran parte in teoria del personale stesso della Sibaritide. In pratica bisogna far fronte ai doveri che si hanno con gli stessi impiegati. Eccolo l'avviso di vendita sospetto che esce su un solo giornale, il Collegio dei Liquidatori della Sibaritide Spa, si legge, con sede legale a Corigliano, avvisa che c'è appunto la procedura di liquidazione della società e quindi si vanno a vendere i veicoli industriali. 30 giugno 2010 scadono i termini per prendere contatto, per in qualche maniera proporsi ai liquidatori stessi e poi in seguito tutto entro il 5 luglio 2010, pochissimo tempo con pochissime possibilità di sapere il tutto, bisogna fare anche le proposte di acquisto.
Ed ecco anche il poco noto elenco degli automezzi di proprietà della Siberty Spa che adesso vengono, entro la fatidica data del 30 giugno 2010, vengono messi in vendita. Ci sono, vedete, sfogliateli insieme a voi, insieme a noi, con Iveco, una Nissan, un autocarro, autospazzatrice, altri autocarri, autospazzatrici di varie marche, varie immatricolazioni, 96, poi ancora 96, 98. Ecco qui la famosa lista, per qualche verso anche misteriosa, di cui nessuno sa, dei vari mezzi, sono 20, li scorriamo insieme a titolo di curiosità, ma anche come un'informazione corretta, quella che forse manca nel documento della Sibaritide, che non ha pubblicizzato a dovere questa vendita così importante. Vedete, ancora un altro veicolo Iveco, ancora un altro, un Eurocargo 2001, un'autovettura Fiat Punto, Multijet 2004, poi 2001, una macchina operatrice semovente, spazzatrice RAVO, c'è anche la targa Euro 3, vedete, tutto questo a firma del rappresentante dei liquidatori, il legale rappresentante della Sibaritide. Ultimo atto col giallo, dicevamo, poche informazioni, pochi anche interessati che sanno del tutto, anche la stampa paradossalmente viene spiazzata. Sì, è vero, tutto viene regolarmente pubblicato su un solo giornale, ma forse l'ultimo atto di questo dramma sociale e politico avrebbe meritato un eco maggiore, quantomeno per non finire ancora una volta con l'amaro in bocca dell'ennesimo dubbio per una società che tanto poco ha fatto rispetto alle attese per il territorio e per la, come dire, chiarezza di intenti in una zona di periferia come la Siberite.